ha preso il via, ieri 8 aprile, la 16ª edizione del Grande Fratello, al timone del reality, anche quest'anno, c'è Barbara D'Urso, la quale ha voluto all'interno della casa, oltre a persone sconosciute, anche alcuni personaggi che hanno orbitato intorno alle sue trasmissioni. Tra di loro c'è la bellissima Mila Suarez, nota al grande pubblico per la sua precedente storia con Alex Nelly, terminata nel peggiore dei modi, tra accuse reciproche e parole pesanti che sono volate nei salotti televisivi. Prima di fare il suo ingresso nella casa, a Mila, la quale durante la presentazione ha affermato di avere il cuore libero ma ancora un po' dolorante per come è finita la sua relazione, ha avuto modo di visionare le dichiarazioni di Delia Duran e di Alex stesso. La nuova compagna di Delia, il quale da sempre è accusato dalla Suarez di averla tradita oltre che di averla abbandonata dopo un'operazione di chirurgia estetica, ha definito Mila come una ragazza un po' bipolare. Questo sarebbe il motivo per cui Alex ha deciso di porre fine alla relazione secondo la Duran. A questo punto, la Suarez si è infuriata e ha sbottato contro la coppia. Proprio oggi dovevo vederla. Mi ha tradito, mi ha mollato da sola, senza famiglia, senza nessuno, che coraggio hanno? Si devono vergognare per il male che mi hanno fatto, aggiungendo poi che non sopporta proprio la loro voce. Ma non è tutto, la conduttrice ha invitato Mila a rivolgersi proprio ad Alex e Delia e le parole della modella non sono state certo dolci. Lei è proprio una donna che si deve vergognare. Non ha avuto il minimo rispetto. Secondo Mila non ci sono dubbi che il tradimento ai suoi danni c'è stato, ma con le sue parole non è d'accordo Cristiano Malgioglio, opinionista del Grande Fratello, scusami, molte donne si devono rassegnare. Se un uomo non è più innamorato qual è il problema? Ma la Suarez non si è lasciata convincere, certa che un uomo come Alex, secondo lei, è meglio perderlo che trovarlo. E di certo, durante il suo percorso in casa, il tema sarà affrontato ancora in modo approfondito.